Antonio che ragazzo era? Era splendido. Non è che faccio questo solo perché lui era splendido. Per i figli si fa tutto. Però Antonio era il ragazzo che ogni giorno chiamava. E se io non lo rispondevo, chiamava il padre e mi diceva sempre: ma che fai? E mi manca tanto. Si era trasferito dal Vallo di Diano in Toscana per amore e non aveva avuto difficoltà a trovare lavoro, dotato com'era di tante qualità. Perché oltre ad essere un bravissimo giovane, Antonio Maria Parisi era davvero talentuoso ed apprezzato da tutti nelle sue attività, da quelle professionali a quelle artistiche. Un ragazzo con la testa sulle spalle che il 25 settembre 2017 ha incontrato un tragico destino in un assurdo incidente stradale avvenuto lontano dalla sua Padula. Antonio non aveva ancora compiuto 24 anni quando a Larciano, in provincia di Pistoia, a seguito del ribaltamento su un fianco della sua Peugeot, rimase schiacciato mortalmente tra la stessa vettura e il terreno. Da quel tragico 25 settembre sono passati quasi 2 anni, ma i genitori di Antonio non si rassegnano all'esito delle indagini che hanno individuato esclusivamente nella velocità dell'autovettura guidata dal giovane le cause dell'incidente. Una ricostruzione che non ha mai convinto la signora Flora Spanò e il signor Mario Parisi. L'ultimo sviluppo giuridico di poche settimane fa riguarda l'atto di opposizione, la richiesta di archiviazione e la richiesta di prosecuzione delle indagini presentata al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pistoia dall'avvocato Stefano Salimbene per conto del papà di Antonio. A supporto della richiesta, tra le altre cose, una perizia di parte e ricostruzioni dell'incidente alternative alla versione ufficiale. La mamma di Antonio, da parte sua, lo scorso 14 aprile, in occasione della Domenica delle Palme, si è recata a Larciano per lanciare il suo personalissimo appello. Prima sul luogo dell'incidente mortale e poi anche percorrendo le strade del comune toscano, ha indossato una maglietta con una foto del giovane e una scritta molto significativa. Lo conoscevate e gli volevate bene. Io sono la mamma e cerco giustizia. Un estremo tentativo per smuovere le acque sperando in nuove testimonianze. Sono salita il giorno, il sabato delle palme e il giorno delle palme, proprio per far capire che noi come genitori e io soprattutto come mamma non mi fermo fino a quando non venga fuori la verità. Io voglio la verità, voglio la giustizia. Le cose non mi sono state chiare già dal primo giorno. Sono stata avvicinata da molte persone. Le persone mi hanno detto: signora ha ragione, perché tutti quanti abbiamo detto che andare la macchina lì da sola era molto difficile. Però poi si chiudono al riccio. Sono salita con questa maglia. I miei ragazzi dicevano: mamma, non fare così, perché sennò ti prendono per pazza. Va bene, si può pure essere pazzi per una cosa del genere. Io voglio giustizia per mio figlio. L'ho avuto a 43 anni. Non ho abortito allora e non l'abortisco nemmeno oggi con la morte. È il 28 agosto. Quindi qualche un po' prima. Sì. Doveva scendere qua. Invece mi chiamò e mi disse: mamma, lo sai dove sono? Sono a Assisi con Miliana, davanti a Santa Maria degli Angeli. E gli disse: a mamma hai fatto bene.